Le ultime sedute prima della pausa di agosto serviranno al Consiglio regionale per chiudere alcune partite importanti. Intanto c'è la nuova variazione di bilancio, poi ci sono la legge di manutenzione, quella che aggiusta, adegua insomma le normative regionali e il piano regionale di sviluppo. C'è attesa anche per il nuovo piano dei rifiuti e dell'economia circolare. Per questi obiettivi stanno lavorando tutte le commissioni in questi giorni. Vedremo in sintesi allora alcuni degli atti discussi. La Commissione Sanità in particolare ha affrontato la questione delle minacce e delle aggressioni a medici e operatori sanitari e sono stati proprio questi ultimi con le loro rappresentanze a spiegare le dimensioni e la gravità del fenomeno. Il ricordo di Silvio Berlusconi ha segnato l'ultima seduta del Consiglio nella quale è intervenuto in aula il capogruppo di Forza Italia, poi hanno parlato anche altri consiglieri e capigruppo. Nell'occasione è stato ricordato anche l'attore toscano Francesco Nuti. Tantissime le iniziative che trovano spazio e visibilità anche in questi giorni in Consiglio regionale che diventa sempre più la casa dei cittadini toscani. Ci sono manifestazioni di cultura, arte, folklore, tradizione, enogastronomia. All'esterno i consiglieri partecipano a tanti eventi e seguono con attenzione l'esito dei progetti che hanno sostenuto e finanziato. Un'agenda per il Consiglio regionale di qui alla breve pausa dell'estate. I punti principali li indica il presidente Antonio Mazzeo nella trasmissione di Telegranducato a cadenza quindicinale Il mio consiglio. Ci sono temi molto importanti a partire dal piano regionale di sviluppo, cioè dove vediamo la Toscana nei prossimi anni, un momento importante, forse il più importante di programmazione regionale, e poi la variazione di bilancio, risorse alla cultura, risorse ai comuni delle aree interne, quelli che soffrono di più, attenzioni alle persone e alle famiglie. E infine un momento che è molto, per me molto importante, la comunicazione della Giunta rispetto alle politiche sulla partecipazione, la partecipazione attiva dei cittadini, perché buona politica è quanto i cittadini partecipano e possono decidere. Per questo vediamo alcuni degli atti passati dalle commissioni in questi giorni. Intanto naturalmente la nuova variazione di bilancio, la seconda, nella quale spicca il contributo di 5 milioni per la partenza del progetto Toscana Strade, una nuova società in-house che oltre alla FIPILI potrebbe occuparsi anche di altre arterie importanti come il collegamento a sud tra il porto di Livorno e la variante Aurelia che comincia a Chioma. Nel momento in cui realizza le corsie d'emergenza e dove è possibile la terza corsia sulla FIPILI, subito dopo queste risorse possono andare a perfezionare il nodo di Livorno che va ripensato. Io non parlerei di lotto zero, parlerei di una riunione dove programmare e progettare una Livorno che dobbiamo vedere nel 2027-2028 quando è completata la TARS in Europa, che aumenterà il carico e che quindi deve prevedere anche delle vie d'uscita sia nella parte nord sia nella parte sud. A proposito di società in house, la Regione potrebbe investire fino a 6,7 milioni di euro per l'acquisto delle azioni della SICI, Sviluppo Imprese Centro Italia, per renderla una società appunto in house di sviluppo toscana. Nel bilancio ci sono risorse per la bonifica del CEU e il ripristino della strada statale 429 per l'intervento di bonifica della falda che è sotto al SIN SIR di Massa Carrara, valore 12 milioni. Oltre 11 milioni vanno alla cultura regionale per il Teatro della Pergola, per i musei, per gli spettacoli dal vivo, per le reti documentarie, per le istituzioni comunali e poi all'associazione Carte Blanche di Volterra che realizza il laboratorio teatrale in carcere. Diversi anche gli interventi per l'istruzione e il diritto allo studio. Il contributo che sarà necessario per le zone alluvionate dell'Alto Mugello dovrebbe invece arrivare dal governo nell'ambito dei fondi per la ricostruzione. Si è mossa ancora una volta la Commissione Sanità e Politiche Sociali facendo visita stavolta agli ospedali di San Sepolcro e del Casentino, ma la stessa Commissione ha avuto una giornata molto intensa giovedì licenziando la proposta di legge sulle palestre della salute e discutendo anche delle azioni per contrastare le aggressioni a medici e operatori sanitari dopo la tragedia di aprile a Pisa. Si è collegato con noi a caldo il suo presidente. Noi abbiamo ascoltato le sigle sindacali, gli ordini professionali, perché l'obiettivo è appunto quello di ascoltare tutti coloro che rappresentano chi lavora nel mondo sanitario, professionisti sanitari e sociali. Ovviamente abbiamo ascoltato l'ordine degli psicologi, degli assistenti sociali. L'obiettivo è partire
da chi rappresenta appunto chi lavora in sanità per comprendere quali sono principali bisogni legati al tema della sicurezza e le principali proposte che potremo mettere in campo come regione nelle prossime settimane. Quali potrebbero essere queste azioni? Le azioni possono essere tutte. Intanto è venuto fuori in maniera molto chiara la necessità di far emergere il fenomeno, perché molte volte i professionisti non denunciano neanche alcune aggressioni, soprattutto quelle di carattere verbale. Perché poi c'è la necessità di essere tutelati, di affrontare spese legali, eccetera, eccetera. E quindi il prossimo, ci siamo accordati di fare un'ulteriore audizione chiamando le aziende sanitarie, l'assessorato e le prefetture per capire quali sono allo stato attuale l'attuazione delle delibere che la Regione Toscana ha già approvato. A che punto è l'attuazione della normativa nazionale e poi capire quali possono essere gli atti di indirizzo che come Consiglio regionale possiamo prendere. Nella stessa commissione si è parlato anche dei cambiamenti alle norme sull'affidamento degli impianti sportivi. Tra le modifiche c'è la possibilità per gli enti locali di affidare, appunto, gli impianti sportivi secondo procedure di evidenza pubblica a raggruppamenti temporanei tra società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali. Interessante l'argomento sviluppato nella riunione congiunta di prima e quarta commissione, che hanno discusso della proposta di legge sulle competenze ambientali delle province della città metropolitana di Firenze e della costituzione di un ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni provinciali e della città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. In questi ultimi giorni si è riunita pure la Commissione per le aree interne, dedicando un'intera seduta alla situazione dei comuni dell'Alto Mugello, quelli della Romagna Toscana, insomma, colpiti dall'alluvione di metà maggio. Sono quelli di Firenzuola, Londa, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Il presidente della Commissione, Nicolai, ha confermato agli amministratori locali presenti all'audizione la volontà di aprire un dialogo costante per dare il massimo sostegno e supporto in una ricostruzione che inevitabilmente sarà lunga e complessa. Dopo l'ultima seduta del Consiglio regionale dedicata in gran parte al ricordo di Silvio Berlusconi, morto proprio alla vigilia dei lavori, l'Assemblea toscana torna a riunirsi martedì 27 e mercoledì 28 giugno. Si voterà appunto la seconda variazione del bilancio di previsione 2023-2025, sarà in discussione anche il bilancio dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario, poi si parlerà delle attività svolte dal CORE come nel 2022 e di quelle del Garante dei detenuti. Tra le interrogazioni colpisce l'attenzione quella sulla concorrenza che ci sta facendo la regione francese Toscana Occitania. E poi all'ordine del giorno c'è ancora il tema della sicurezza, dopo che l'IRPET ha diffuso i nuovi dati, e c'è infine la questione dell'inquinamento da CEU. Intanto sono stati molti gli eventi di questi giorni. In esterno ricordiamo soprattutto l'inaugurazione dei nuovi parchi inclusivi di Montefoscoli e Buti in provincia di Pisa e dei grandi murales della scuola Poliziano di Firenze, coloratissimi. Ne abbiamo già parlato con tante interviste e con le immagini dal posto. E poi ci sono state diverse presentazioni qui a Firenze al Palazzo del Pegaso. Ho voglia di dare voce a chi ha meno voce. Spesso i comuni meno noti, ma tanto belli della nostra regione, hanno una serie di iniziative che le associazioni dal basso fanno nascere. Allora ho voluto aprire le porte del Consiglio regionale e fare in modo che tutti possano avere la stessa opportunità di far conoscere le proprie iniziative, la bellezza del proprio territorio, in quell'idea di Toscana diffusa. Parliamo allora della nuova edizione del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra, presentata proprio in questi giorni. Comincia il 7 luglio, si conclude il 6 agosto. Quest'anno il palinsesto, chiamiamolo così, è nutrito molto anche di spettacoli di provenienza internazionale, dalla Germania alla Francia all'Inghilterra. Avremo un po' mezza Europa che si raduna intorno a questo 21esimo anno dopo il successo dell'anno scorso, della 20ª edizione. Troveremo ancora spettacoli italiani ovviamente, con nomi importanti come Mita Medici, Alessandra Fallucchi, e in più avremo il nostro consueto appuntamento con i premi Ombra della Sera, che si svolgerà il 5 di agosto. Insieme al presidente Mazzeo c'è il consigliere Petrucci e c'è il sindaco di Volterra, Santi. Non è solo teatro, ma è
teatro, spettacolo, danza, musica, ma soprattutto sono luoghi particolari della città, che sono palcoscenici anche naturali come il Teatro Romano, ma anche il coinvolgimento della Pinacoteca Civica, ma anche il coinvolgimento del Museo Guarnacci. Io penso che il Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra, fatto in un luogo suggestivo, strepitoso, vale la pena, anche se fossero spettacoli pessimi, andarci comunque per respirare quell'aria. In realtà sono spettacoli bellissimi, vale quindi la pena due volte, ma è un appunto processo di rigenerazione di un luogo fantastico che è il Teatro Romano di Volterra, attraverso appunto il Teatro Romano, in questo caso Bruto di Shakespeare e tante altre iniziative che verranno fatte in queste settimane, in quest'estate volterrana, in quest'estate toscana. Altro evento estivo sarà dal 27 luglio al 13 agosto, Torano, giorno e notte. Torano è una frazione del comune di Carrara, diventerà quest'estate come il paese dei balocchi, sarà dedicata alla manifestazione infatti a Carlo Collodi e a Pinocchio. Sono 25 le opere selezionate per animare strade, piazze e cantine del borgo toscano. Sono 25 anni che questo borgo, paese proprio ai piedi delle cave di Carrara, si apre alla gente. Mettendo in mostra le opere. All'inizio erano partiti 25 anni fa esponendo solamente sculture in marmo, perciò dedicando pienamente la cultura a quello che c'è a Carrara, all'oro bianco proprio che nasce dalle nostre montagne. Io arrivo nel 2015, stravolgo un pochino la manifestazione e la apro all'arte contemporanea. Torano Notte e Giorno è famoso ormai per le esposizioni, le installazioni di opere d'arte e il concorso che è collegato a queste installazioni, ma in realtà è l'occasione nell'arco quasi di un mese per tutta una serie di iniziative culturali e non solo che animano veramente questo borgo e sono in grado di attrarre tantissime persone anche da fuori la nostra provincia. Cultura, naturalmente anche musica e letteratura sulla musica. Ed ecco allora il libro Paganini e Livorno, scritto da Massimo Signorini, concertista e docente in conservatorio. Il libro è una ricerca che nasce 8 anni fa e questo libro permette di portare una luce e di chiarezza a tutte quelle che erano state le precedenti pubblicazioni, addirittura di tardo 800, in cui Livorno veniva chiamata in causa con l'autore Paganini, però con un modo di dire, per sentito dire. Quindi in questo libro invece è una sorta di catalogazione, di documentazione certa di quelle che sono state le accademie per violino e per grande orchestra, i vissuti di Paganini a Livorno, quindi nei vari momenti nel 1805, nel 1810, 1818, 1827. Ho avuto anche la fortuna di ritrovare delle locandine specifiche dove si possono leggere i programmi musicali. Un altro elemento importante, il libro fa fuoco su quello che è quel signore chiamato alla francese Monsieur Livron, che a livello proprio internazionale sembra che sia stato colui che ha donato a Paganini il famoso violino, il cannone, che attualmente è custodito presso il Palazzo Pulzi di Genova. Sono molto contento della presentazione di questo libro a Firenze, in questo luogo così importante e significativo, anche perché è la testimonianza di un lavoro di valorizzazione di personaggi, fatti e anche di una storia che è quella di una città di Livorno che nel corso dei secoli è stata al centro di tante vicende e soprattutto ha ospitato per le sue caratteristiche anche situazioni molto particolari che grazie al grande lavoro del maestro Signorini per quanto riguarda la vicenda del famosissimo Paganini emergono in questo libro e che testimoniano proprio anche questa natura internazionale. Un'altra musica sarà quella che andrà in scena invece al Phoenix Fest di San Giovanni Valderno. Organizzato da giovani e coinvolge veramente una fascia importante della popolazione. Ci eravamo prefissi come risultato quello di aprire questo palazzo alla presentazione degli eventi più significativi del territorio. Stiamo proseguendo nel nostro impegno. Un festival che durerà dal 28 di giugno fino al 1 luglio con i due concerti che si svolgeranno nella suggestiva cornice di
di Piazza Masaccio, una delle piazze più belle della nostra Toscana, e quindi riusciamo a coniugare l'attenzione per i giovani con la bellezza, ecco, del nostro territorio. Grazie al sostegno economico del Consiglio della Regione Toscana siamo stati in grado di articolare il festival in, diciamo, in più parti rispetto all'anno scorso, e quindi abbiamo 2 giorni di workshop. Diciamo che il nostro lavoro, cioè abbiamo cercato di fare qualcosa che potesse interessare i giovani, e quindi abbiamo creato dei workshop attinenti al mondo della musica e dell'arte rivolti ai giovani. Quindi abbiamo fatto un workshop di produzione musicale. Uno è relativo all'organizzazione di eventi e alla discografia, dove quindi diamo veramente le basi per quali permessi ti servono per organizzare un evento, quali sono gli attori con i quali ti devi interfacciare, e un altro invece più artistico di serigrafia. E poi le foto, tante foto, quelle che trasformano Bibbiena nella capitale della fotografia e quelle che sono state esposte al centro espositivo Carlo Azeglio Ciampi del Consiglio regionale, sono opera di Alessandro Signorini. La mostra si intitolava Entropia. L'ho chiamata Entropia proprio perché Entropia è un'unità di misura della confusione, e quindi queste fotografie sono messe e disposte anche in maniera molto 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 casuale. Non sono un fotografo, ho cercato di immortalare in uno scatto fotografico quello che i nostri occhi riescono a vedere, il bello e il brutto. Prato si veste dei colori del gusto. Il 3 e 4 luglio alla sera ci sarà la seconda edizione di It Prato, da chiostro a chiostro. Noi abbiamo fatto una scelta quest'anno di tenere dentro il contenitore di It Prato quelli che sono gli eventi più importanti, più significativi e legati all'enogastronomia della nostra città. Da chiostro a chiostro è stata una bellissima esperienza l'anno scorso, quest'anno torna, fra l'altro ampliando il proprio perimetro, anche coinvolgendo Piazza Sant'Agostino, e l'anno scorso non c'era, tantissimi, diciamo, esercenti che vengono coinvolti, tantissime attività che vengono coinvolte, la pasticceria, insomma è un bellissimo modo per scoprire i nostri meravigliosi chiostri mangiando delle cose buonissime. Beh, sicuramente è una soddisfazione, perché se la prima è una prova, la seconda vuol dire che è andata bene, e questo è stato il successo dell'anno scorso, tant'è che quest'anno viene riproposta all'interno di It Prato, addirittura con l'aggiunta di un chiostro dove si potranno degustare i prodotti. Quindi è un felice connubio fra i nostri ristoratori, i nostri pasticceri, ma soprattutto anche un'occasione per scoprire le ricchezze, il patrimonio di questa città e di questa provincia. E siamo nel centro storico, siamo in un patrimonio culturale veramente bello, e quindi anche l'apertura dei musei fa sì che si possa passare una piacevole serata non solo degustando le eccellenze, ma anche visitando dei luoghi particolarmente belli che magari a volte possono chiusi, le persone non li conoscono. Quindi si mette insieme il turismo, si mette insieme il commercio, si mette insieme tutto quello che è una fotografia di un territorio che sicuramente non ha niente da invidiare ad altri territori della Toscana. Infine, uno sguardo anche a quello che accade nel mondo. E il Consiglio regionale focalizza la propria attenzione ancora sulla Bielorussia, dando voce ad una rifugiata politica molto impegnata per i diritti civili del suo popolo. Sono stata perseguitata, sono stata 2 volte in carcere, dopo la seconda volta ho deciso che forse è meglio andare via, perché se no potrei finire in carcere per 5-10 anni per l'attività che facevo, che era l'attività abbastanza semplice. Cioè, io univo la gente e questo era il mio obiettivo, cioè unire nazione. Per questo però da noi ti mettono in prigione. Anche, cioè, la prima volta sono stata messa in prigione per il braccialetto bianco, rosso, bianco, e l'altra volta, chissà perché, sono arrivati i KGB e niente, senza motivo. Poi così. Noi abbiamo sempre voluto dall'inizio della legislatura dare voce a chi ha meno voce. Oggi vogliamo essere a fianco del popolo bielorusso, che in questi anni sta vivendo una pesante oppressione da parte del regime che ormai lo guida da 26 anni. La Bielorussia è parte dell'Europa e noi vogliamo costruire un'Europa più forte, un'Europa che sappia allargarsi, un'Europa che sappia dare a tutti più diritti, più opportunità. Quello che sta accadendo, specialmente dopo le elezioni del 2020, è qualcosa di profondamente drammatico e noi non possiamo voltarci dall'altra parte. Per oggi è davvero tutto, ci rivediamo venerdì 30 giugno alle 21.10, subito dopo il nostro TG della sera, in tutta la Toscana, sul canale 15.